Ok, prima di passare a ciò che lo Spirito Santo questa mattina vorrà dirci, voglio presentarvi un libro che credo che tutti quanti noi dovremmo avere nelle nostre librerie, perché lo possiamo imparare a memoria. Questo libro ha per titolo La vita benedetta. Quanti vogliono una vita benedetta? Quanti la vogliono? Allora tutti coloro che volete una vita benedetta, Dio ha lasciato delle linee guida perché la nostra vita sia benedetta. Io vi incoraggio a prenderlo in libreria al modico prezzo di 12 euro, scusa. Il pastore è Morris. È un pastore americano, io ho ascoltato il suo insegnamento dei suoi collaboratori che hanno fatto a Catania e vi incoraggio a leggerlo e a fare di queste parole che ci sono scritte dentro questo libro, a farne tesoro, perché quella che è l'intenzione di Dio è di benedire la nostra vita. Ma sapete, Dio, pur volendoci amare, pur amandoci, pur volendo il nostro bene per noi, non andrà mai contro la sua parola, perché lui è fedele al suo patto, a quello che lui ha detto nella sua parola, e tutto quello che lui farà lo farà solo ed esclusivamente attraverso l'applicazione della sua parola. Non reagirà all'ostacolo, perché lui è buono ma non è un buonista. C'è differenza tra uno essere buono e un buonista. Un buonista è, come dire, uno molto superficiale. Tu puoi fare quello che vuoi, ma sì, ho una forma di essere buono, ma realmente chi è buono è anche giusto. Amen. Così vi voglio incoraggiare a leggerlo, a farlo vostro, affinché la vostra vita... Io credo che la mentalità della Chiesa dovrà cambiare. Quanti sanno che la nostra mentalità deve cambiare? Sapete che tutti quanti dobbiamo cambiare, dobbiamo essere trasformati? A millimetro. Gloria a Dio. Mi sento un po' male, mi potete sistemare la voce per favore? Non so perché, dico, ogni tanto mi cambiano. Stamattina mi sentivo bene, eppure non sono raffreddato. Anche se abbiamo getti di aria fredda qua sotto i 10 gradi, arrivano proprio per congelarci. Ok, vogliamo ascoltare la parola questa mattina? Quanti hanno desiderio? Preghiamo, 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 preghiamo. Papa, ti vogliamo ringraziare e benedire per la tua fedeltà, per la tua grazia, per il tuo amore infinito, glorioso, meraviglioso, eccellente. Questa mattina ti chiedo, Spirito Santo, che la tua unzione, Signore, continua ad essere in mezzo a noi, nella mia bocca, per poter insegnare la tua parola. E ti chiedo, Spirito Santo, che la mia volontà, i miei pensieri, la mia anima sia soggettata all'ubbidienza della tua persona, nel nome di Gesù. E ti chiedo di darmi unzione per poter preparare un popolo ben disposto che ti ama, che ti serve e che è attivato per il soprannaturale, nel nome di Gesù. Amen e amen. Vita benedetta. Scopri perché una vita generosa ti ricompensa. Robert Morris. Ok, il titolo della mia predicazione questa mattina non ha titolo. Perché stavo pregando questa settimana e chiedevo allo Spirito Santo: Spirito Santo, cosa vuoi dirci domenica? Di cosa ci vorrai parlare? E si travaglia, sapete, quando ricerchiamo la faccia di Dio ha un costo. Oggi viviamo in una società dove abbiamo tutto presto e subito.
hai bisogno di mangiare, passi dal supermercato, trovi il pollo allo spiedo, si è fatto tardi, passi dal McDonald's, trovi il panino già pronto, non hai bisogno di aspettare che te lo condiscono, che te lo preparano, e subito nell'arco di 3-4 minuti già hai il vassoio col tuo pranzo, la tua cena al tavolo. E oggi siamo abituati, devi fare una ricerca o devi mandare un'email prima, per mandare una lettera prima che arrivava a destinatario impiegava anche mesi. Oggi invece mandi un'email, mandi una lettera attraverso un'email, intanto che è fatto l'invio già la persona dall'altro lato, pure se si trova in America, in Australia, già ha ricevuto la tua email, la tua lettera. E sapete, tutto questo per certi aspetti ci ha abituato ad avere tutto presto e subito, quando la Bibbia dice che cercami e io mi lascerò trovare. E quindi a volte cercare Dio richiede un esercizio, uno sforzo. A volte ricercare la presenza dello Spirito Santo, non che Lui sia lontano da noi, Lui è sempre presente con noi, ma non sempre si manifesta. Ovvero noi, lo Spirito Santo, possiamo credere che Lui è qui e Lui è qui, ma non si manifesta, perché Lui si manifesta dove ci sono cuori che realmente lo cercano, che lo amano, che non lo tengono in alta considerazione e che realmente vogliono fare la sua volontà. E a volte costa un travaglio. Intanto vogliamo dare un benvenuto anche alla mamma di Daniela, scusami, mi sono dimenticato. A volte costa sacrificio, costa momenti di inginocchiarsi, a volte costa ore di stare in ginocchio, di cercare la sua presenza, di invocarlo, di leggere la parola. E a volte sappiamo fare come buoni pentecostali anche dei programmi, come cercare Dio. A volte siamo facili a dire Dio mi ha parlato, quando realmente non è Dio che ci ha parlato. A volte diciamo lo Spirito Santo mi ha detto, quando siamo noi, la nostra anima che ha parlato, il nostro spirito che ha parlato, non è lo Spirito Santo. E quindi richiede un esercizio poter cercare la presenza di Dio. E se realmente tu ami una persona, fai sacrifici per avere un rapporto con quella persona. Cosa intendo dire? Un uomo che ama e vuole conquistare una ragazza, oggi non la conquista attraverso un messaggio su Facebook. Oggi questa è l'etica, ma quella non si chiama conquista. Ma prima un uomo che voleva conquistare una donna faceva sacrifici veramente. Quella era una conquista, quando un uomo riusciva a conquistare il cuore di una donna, che tante volte c'erano, le donne erano molto riservate, non era lecito uscire di casa da sole, dovevano uscire in compagnia, le donne dovevano uscire in un determinato orario, dovevano uscire con chi decideva i genitori, dovevano rientrare ad una determinata ora. Vedete che questi valori oggi si sono persi. Oggi gli uomini conquistano le donne, anzi le donne conquistano gli uomini, è diverso, è cambiato pure questo. Le donne conquistano gli uomini attraverso Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, via email, cose di questo genere, ma non c'è quella conquista di cui un uomo una volta conquistava la donna, e quindi era pronta a fare chilometri, era pronta ad andare sotto casa aspettando che magari il papà la lasciasse uscire o la mamma la lasciasse uscire, e l'uomo era pronto a fare sacrifici, aspettare là un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, e poi non uscivi. Allora non c'erano i cellulari che gli potevi mandare un messaggio e dire guarda, mi dispiace, papà non vuole che esce. Dopo 4 ore che l'uomo aspettava, capiva che suo papà non la voleva far uscire, sua mamma non la voleva far uscire, e se ne tornava. E mica la prossima volta non tornava più, passava sotto casa, faceva avanti indietro, nella speranza che affacciasse dalla finestra e gli facesse qualche segno. Non parlare,
non mettersi là a parlare, ma qualche segno, come dire: mio padre, vattene, perché non posso uscire. E a volte, se il papà o la mamma si accorgeva che la figlia si stava conoscendo con un ragazzo, a volte non la facevano uscire per settimane, ma l'uomo, siccome voleva conquistare quella donna perché ci teneva, era pronto a fare sacrifici per giornate, per settimane, per mesi, era pronto a sacrificarsi pur di conquistare quella donna. Le donne stanno sognando, soprattutto quelle che si devono sposare. Sono finiti questi uomini, ma noi come Chiesa insegneremo agli uomini nella Chiesa, chi ce lo permette, come conquistare una donna. E non soltanto come conquistare una donna, come mantenere il rapporto con una donna. E allora, se questo avviene perché un uomo si vuole innamorare e ci tiene a una ragazza, quanto più lo dovremmo fare per lo Spirito Santo. Allora, quanto siamo disposti realmente ad aspettare che lo Spirito Santo si manifesti nella nostra vita e ci parli? Qual è il prezzo, la taglia del prezzo che siamo disposti a pagare pur di saper ascoltare la sua voce e di avere indicazioni e direzioni da parte sua? Ripeto, oggi viviamo in una cultura dove abbiamo presto e subito, e quando non lo riceviamo gli diamo un nome a quello che Dio non ha detto. Dio mi ha detto questo, Dio mi ha detto quello, devo andare questo, devo andare qua, devo andare là, quando Dio realmente non ha parlato. E quindi credo che noi come Chiesa, come cristiani, dobbiamo dare la giusta importanza e il giusto onore allo Spirito Santo. Ma tuo figlio è andato via? È buono che queste cose li ascoltiamo tutti, fratelli. È buono che apriamo le orecchie e ascoltiamo tutti. Dobbiamo dare la giusta importanza allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo possa parlare alla nostra vita. Perché noi possiamo dare il giusto onore allo Spirito Santo, perché Lui è il Signore che ha lasciato il cielo, è venuto qua sulla terra in nostro favore. È importante che ciascuno di noi onoriamo la persona dello Spirito Santo, diamo il giusto onore allo Spirito Santo e lo sappiamo aspettare. Sappiamo aspettare lo Spirito Santo perché è Lui che ci indicherà per il nostro bene quello che noi dobbiamo fare. Sapete, io credo che questo è tempo dove lo Spirito Santo in qualche modo vuole impattare la sua Chiesa, la vita di ciascuno di noi. E c'è un episodio che lo Spirito Santo questa settimana, mentre stavo ricercando la presenza di Dio e quello che lo Spirito Santo voleva dire alla Chiesa, e volevo ricevere un messaggio, lo Spirito Santo mi ha messo nel cuore: vai a studiare il libro del profeta Ageo. Sapete, non è facile andare a scavare nella parola di Dio cosa lo Spirito Santo ci vuole dire e quello che realmente attraverso la parola lo Spirito Santo ci dice. Sapete che è importante che ciascuno di noi ascoltiamo la parola? Sapete che è importante che ciascuno di noi stiamo con la parola, ragazzi? Perché verrà il tempo dove tu ed io non abbiamo più la possibilità di avere una Bibbia a casa. Verrà il tempo dove negli smartphone tu non avrai la parola di Dio. E verrà il tempo dove griderai per una goccia d'acqua della parola, dove vuoi ricevere un messaggio di incoraggiamento. Ma se nel tempo della grazia che stiamo vivendo noi non assimiliamo parola di Dio, abbiamo un'intimità forte con lo Spirito Santo e con la parola, nei momenti di distretta tu griderai e non potrai dire: l'Eterno ti risponderà.
ma tu griderai e l'Eterno starà in silenzio. La Bibbia dice che per 400 anni Dio gli disse ad Abramo: per 400 anni il popolo sarà in terra di schiavitù. E questi uomini gridavano a Dio, il popolo di Israele gridava a Dio e Dio non rispondeva. Dopo 400 anni la Bibbia ci insegna che il popolo gridò e l'Eterno ascoltò dal cielo. Prese questo popolo, lo portò nel deserto, lo voleva ammaestrare, lo voleva preparare, perché lui aveva cose meravigliose e gloriose per la sua vita. E accadde che dopo tutti i favori che Dio aveva fatto il popolo aveva il collo duro. La Bibbia definiva il popolo di Israele un popolo dal collo duro. E malgrado il popolo disubbidiva a Dio, Dio ha dovuto portare il popolo in Babilonia. Babilonia, sapete cosa significa? Confusione, disordine. Non so se siete stati mai in una casa che quando entrate c'è un disordine incredibile. Trovate tutto disordinato e non sai dove trovare le cose che ti servono. A volte i ragazzini e le ragazzine nelle proprie stanze ci hanno tanto disordine, io non entro a casa, mamma mia. Deve fare salti per poter arrivare nel letto perché c'è di tutto. E sapete, nel disordine non credo che ci sia lo Spirito Santo. E quando noi abbiamo una vita disordinata, non credo che lo Spirito Santo sia coinvolto nella nostra vita, perché lui è un gentiluomo, è una persona gentile. Lo Spirito Santo è molto ordinato. La Bibbia dice che Gesù, quando risuscitò e le donne e i soldati entrarono nel sepolcro, videro il lenzuolo piegato. Lui non prese il lenzuolo Gesù e lo tirò, wow, ma lasciò un segno dell'ordine. E io credo che lo Spirito Santo si manifesta sempre dove c'è ordine. E allora cosa accadde ritornando al libro di Ageo? Il popolo di Giuda ritornò da Babilonia e i babilonesi distrussero tutto il Tempio. E sapete, nell'Antico Testamento quando non c'era il Tempio non ci poteva essere altare, e quando non c'era altare non c'era sacrificio, e quando non c'era sacrificio non poteva scendere la presenza di Dio. E quando il popolo ritornò, Dio gli aveva detto di ricostruire il Tempio perché lui si voleva nuovamente manifestare al popolo. La Bibbia dice dopo 70 anni, dice io vi farò ritornare, quindi il popolo siede 70 anni in Babilonia. E quando tornarono, l'intenzione di Dio era che il popolo ricostruisse il Tempio, si ricostruisse un altare, e laddove c'era l'altare si poteva manifestare la presenza di Dio. E sapete cosa è accaduto? Che il popolo arrivò, iniziò a gettare le fondamenta del Tempio, ma poi iniziò la persecuzione da parte dei persiani, dei samaritani, e il popolo si scoraggiò e finì, si fermò nella costruzione del Tempio. E Dio, la Bibbia dice, la storia dice che per circa 16 anni riprendevano i lavori e si fermavano, riprendevano i lavori e si fermavano. E Dio ebbe pazienza. E sapete, questa possiamo paragonarla alla nostra vita. Dio ci chiama, ci dice di iniziare a costruire la nostra vita sul solido fondamento che è la parola, è Cristo Gesù, e nel corso del nostro cammino abbiamo questi alti e bassi. Lavoriamo, ci fermiamo, cresciamo, ci fermiamo. Andiamo un passo avanti, poi torniamo due indietro, saliamo un gradino e ne scendiamo due. E abbiamo sempre questo continuo nella nostra crescita spirituale e nel nostro cammino col Signore. Ancora abbiamo questa mentalità altalenante. Un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro. Un po' andiamo avanti, un po' facciamo retrocessione. Saliamo e poi scivoliamo più in basso. E allora, arrivando a un certo punto, Dio sceglie il profeta Ageo, che ha dovuto affrontare il popolo di Israele, il popolo di Giuda. E la Bibbia dice, prima lo riprende,
Perché sapete che quando noi disubbidiamo Dio, questa mattina lo Spirito Santo mi ha parlato perché più leggi la parola, più hai rivelazione. Meno leggi, meno rivelazione hai e meno ci identifichiamo con Cristo Gesù. E la prima cosa che fa Dio quando gli manda il profeta Ageo, riprende il popolo in Ageo 1.9 e gli dice: voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato a casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle tue mani o delle vostre mani. Quindi ci sono cose che Dio fa per sua divina iniziativa, che chiude i cieli. Dice: sopra di voi il cielo è rimasto chiuso. Quando la Chiesa è chiamata a camminare con i cieli aperti, quando la Chiesa realmente è chiamata a camminare sotto un cielo aperto, dove continue benedizioni scendono nella nostra vita. Ma oggi ci siamo così talmente abituati a camminare con i cieli di rame che l'abbiamo fatto normale. È diventata normalità. La Bibbia dice che quando Gesù ubbidì e si stava battezzando, i cieli si aprirono e una voce del cielo disse: questo è il mio amato figlio in quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Mentre mentre Stefano stava per essere lapidato, la Bibbia dice che Stefano alzò gli occhi al cielo e vide i cieli aperti. Ora la mia domanda è: quando è stata l'ultima volta che abbiamo alzato gli occhi al cielo e abbiamo visto i cieli aperti sopra di noi? Quando è stata l'ultima volta che i fratelli ci hanno guardato, le persone ci hanno guardato e ci hanno detto: ma tu sei una persona benedetta, i cieli sopra di te sono aperti, tu hai favori divini, io vedo che la tua vita sta prosperando, vedo che con tutto quello a cui metti mano tu prosperi, Dio ti risponde, Dio è con te in tutte le tue imprese, che tu cresci giorno dopo giorno, che l'aspetto del tuo volto va crescendo giorno dopo giorno, va cambiando giorno dopo giorno. Quando è stata l'ultima volta che una persona realmente si è fermata con noi e ci ha detto le cose come stanno? Sapete, noi dobbiamo riflettere che noi non siamo chiamati a camminare sotto un cielo serrato. Gesù aveva una stretta intimità con il Padre e i cieli sopra di lui erano aperti. E la Bibbia dice che quando Gesù doveva sfamare le moltitudini con pochi pani e pochi pesci, i cieli erano aperti sopra di lui. E Dio, alzando gli occhi, disse: Padre, grazie perché tu mi esaudisci sempre. Aveva questa piena consapevolezza qual era la volontà di Dio e che Dio in quel momento avrebbe fatto un miracolo. Allora noi dobbiamo prestare attenzione, perché tutte le volte che ci allontaniamo dalla presenza di Dio, i cieli si chiudono. Ora portiamolo in modo molto più chiaro. Dice: il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Ho chiamato la siccità nel paese. In che tempi stiamo vivendo? Cosa sta chiedendo, cosa stanno chiedendo le persone in questo tempo? La pioggia. E chi realmente può dare la pioggia dal cielo?
Allora, ci sono piogge che vengono per distruggere, ci sono piogge che vengono per benedire, perché sì, vengono delle piogge, ma vengono degli alluvioni dove fanno più danno che bene, e quella non va bene. Ma la Bibbia parla in Gioele, la prima pioggia è l'ultima pioggia. La prima pioggia è quando il seminatore va a seminare, la prima pioggia serve per dare forza al terreno, perché il seme possa mettere radici nel terreno, e l'ultima pioggia è quella pioggia dove il frutto prende forza e dà, come dire, viene, prende la maggiore forza, la maggiore linfa vitale del terreno per poter alla fine produrre buoni frutti. E quindi Dio cosa fa? Dio ha tenuto i cieli chiusi, siccità sul paese, sui monti. Cosa sta accadendo sui monti? Quanti incendi nell'ultimo periodo in vari luoghi, la vegetazione è stata bruciata, e sapete che quando alberi non ce ne sono c'è mancanza anche di ossigeno, c'è mancanza di frescura. Poi dice sul grano, questa mattina sono andata a passeggiare prima di venire qua e ho visto nei campi c'era del grano turco tutto secco. Faceva paura vedere i campi tutti secchi perché non c'è acqua. Sul vino, avete visto temporali che sono avvenuti, hanno distrutto vento, hanno distrutto vigneti. Poi dice sull'olio, perché quando manca l'acqua non c'è olio, non produce olive, e poi di conseguenza dice su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame, su tutto il lavoro delle loro mani. Questo è stato un rimprovero che Dio ha fatto attraverso il profeta Ageo al popolo di Giuda. E poi al verso 12, Dio, l'intenzione di Dio, malgrado tutti gli errori che il popolo fa, l'intenzione di Dio è sempre quella di risvegliare il suo popolo. Al verso 12 dice: allora Zorobabele figlio di Sialtel e Giosuè figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo. Sai che è importante che quando tu vieni in chiesa, non è un rimprovero, è un'esortazione, perché questo mi è stato insegnato, quando noi in chiesa disattiviamo i cellulari, noi stiamo onorando Dio, stiamo onorando la sua parola e stiamo onorando anche i predicatori che stanno predicando. Quando Ageo arrivò, ascoltate cosa dice: allora Zorobabele figlio di Sialtel e Giosuè figlio di Giosadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo. Non soltanto il pastore deve ascoltare la voce di Dio, non soltanto gli anziani nella chiesa devono ascoltare la voce di Dio, quelli che oggi chiamiamo responsabili o leader, ma dice tutto il resto del popolo ascoltò la voce del Signore loro Dio, le parole del profeta Ageo che portavano il messaggio del Signore loro Dio che gli aveva affidato. Ascoltate cosa, quando arrivava un profeta, cosa succedeva. Oggi quando arriva un profeta ci rallegriamo perché ci vuole fare, vogliamo un pronostico di quello che accadrà nella nostra vita, con chi ci dobbiamo sposare, o quale sarà la città dove ci dobbiamo, dove troveremo prosperità, o i soldi che arriveremo, o la ragazza, o il ragazzo. Ma sapete, quando arriva un profeta ci ridimensiona nel servizio a Dio e nell'onorarlo. E a volte non è comodo, ma è scomodo. Sapete, quando c'è stato un popolo che dice, quando venne Elia gli disse vieni in pace o vieni per dare sentenze, dice il popolo ebbe timore del Signore. Sapete che noi in quest'era in cui stiamo vivendo, io ti parlo come pastore, la mia santa preoccupazione non è per le persone adulte, la mia santa preoccupazione è per i bambini. Ora, non è che quelli meno bambini, gli adulti non mi interessano, ma i bambini sono innocenti.
I bambini sono deboli. I bambini sono incapaci di difendersi. E sapete, se non scende un santo timore nella Chiesa, tra di noi, e un santo timore e un rispetto per la parola, l'onore che abbiamo per la parola, se non scende questo, di conseguenza noi continueremo a vivere in un sistema di disordine, dove i cieli saranno chiusi e i bambini vivranno sotto un cielo serrato a motivo delle nostre cattive opere, della mancanza di timore che noi abbiamo di Dio, per la mancanza di rispetto che noi abbiamo di Dio. La conseguenza non è soltanto per noi, la conseguenza anche per quei bambini che sono innocenti, che li abbiamo messi al mondo. E poi dice ancora: Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore, li incoraggiò. E questa mattina lo Spirito Santo, per il tuo e per il mio bene, ci vuole incoraggiare. Malgrado tutto quello che aveva fatto il popolo, Dio disse al popolo di Israele: così dice il Signore, io sono con voi. E poi dice: il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabello, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Joasadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Sapete qual è l'intenzione di Dio, cari fratelli? Che il nostro spirito venga risvegliato. Che la nostra coscienza, la consapevolezza dei tempi in cui stiamo vivendo, che venga risvegliata. E che sappiamo discernere i tempi. A me quello che lo sta martellando fortemente nel mio cuore è quello che la Bibbia dice, che c'era una tribù in Israele, era la tribù di Issacar, che aveva intendimento dei tempi, sapeva riconoscere i tempi e dava indicazione a Israele cosa Israele doveva fare. Ora pensate un attimino che sensibilità aveva questa tribù di sapere intendere i tempi che stavano per arrivare, o quelli che vivevano, quelli che stavano per arrivare, e sapeva dare i giusti consigli a tutto il popolo di Israele per quello che Israele doveva fare, come doveva comportarsi, in quale direzione doveva andare, se camminare o stare fermi, se andare in battaglia oppure non scendere in battaglia, se era il tempo di andare in battaglia oppure no. E sapete, noi ci siamo allontanati tanto da questo modello, perché abbiamo addormentato il nostro spirito. Siamo presi da una molteplice di preoccupazioni di questa vita. Ci curiamo per il corpo, ci piace metterci un bel vestito, vogliamo curare la nostra anima, vogliamo essere amati, cerchiamo l'amore, l'uomo cerca l'amore nella donna, la donna fa di tutto per cercare l'amore dell'uomo, l'uomo fa di tutto per cercare l'amore in una donna. Che è una donna qualsiasi, un uomo qualsiasi. L'uomo fa di tutto per cercare l'amore nelle cose materiali. Ma io credo che l'intenzione di Dio, quando abbiamo il nostro spirito risvegliato, è quello di cercare l'amore alla sua presenza. E la Bibbia dice che il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, lo spirito di tutto il popolo. E quando lo spirito è risvegliato, sapete cosa è accaduto? Dice: essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, il loro Dio. Vi siete resi conto che tutte le volte che vi siete allontanati da Dio non avete avuto più voglia di servire il Signore, né di pregare? Vi siete resi conto che appena state 2 o 3 giorni senza pregare inizia a venire un certo rilassamento? E facciamo le cose nel Signore come se stiamo facendo un mestiere? Le persone che servono, chi suona la batteria, chi suona il basso, chi canta, chi suona la tastiera, chi sta all'ordine, chi presiede, chi predica, lo facciamo come un mestiere perché lo dobbiamo fare.
chi sta alla proiezione, chi sta al mixer, chi sta con i bambini. Comprendete che ci siamo allontanati tanto da quello che è l'ordine divino, perché il nostro spirito si è addormentato. C'è un profondo sonno spirituale, dove lo Spirito Santo credo che voglia risvegliare la sua Chiesa e che possa scendere un santo timore, una riverenza verso Dio così tale che accadeva quello che è accaduto quando i sacerdoti non poterono servire a motivo della nuvola che si manifestò in quel giorno nel Tempio. Tutti rimasero fermi a motivo della gloria. Ora, perché non vediamo questa gloria meravigliosa in mezzo a noi? Al punto tale che abbiamo fatto l'abitudine di neanche ricercarla più e pregare che lo Spirito Santo manifesti questa nuvola. Ci siamo così talmente irrigiditi e siamo diventati così insensibili da neanche chiedere più a Dio: Signore, ti chiedo perdono, Signore, ho una settimana che non prego, che non cerco la tua faccia, che non leggo la Bibbia. Signore, ma il mio desiderio questa domenica di andare in chiesa e desidero che la nuvola della tua presenza, Signore, si possa manifestare. Che ci possano essere segni, prodigi, miracoli. Che possano accadere opere straordinarie. Le persone saranno liberate da demoni, saranno liberate da bugie, saranno liberate da malattie. A motivo tutto di cosa accade? A motivo perché il nostro spirito si addormenta. Sai, quando lo spirito nostro è risvegliato, si vede, perché hai una fame della sua presenza, fame di conoscerlo, fame di sperimentarlo, fame di sapere, fame di leggere la parola, fame di pregare, fame di stare con i fratelli, fame di servire, fame di approfondire le scritture, di sapere cosa c'è nella parola, fame di sapere le testimonianze degli altri. Quando c'è un risveglio spirituale, è l'intenzione di Dio, cari fratelli, in questo tempo, è quello di risvegliare lo spirito della Chiesa da un sonno spirituale che ti fa perdere il proposito. Se qualcuno ti chiedesse oggi: tu sai qual è il proposito che Dio ha per la tua vita? Gli saprai rispondere? Gli saprai dire: sì, Dio vuole fare questo con me, in questo determinato posto e con queste determinate persone? Quando noi ci addormentiamo, perdiamo la percezione della realtà. Entriamo in un mondo non evidente, ma un mondo irreale. Difatti iniziamo a sognare, iniziamo ad elaborare dei sogni, ma perdiamo la percezione del mondo spirituale. Così, quando noi stiamo dormendo spiritualmente, perdiamo la percezione del mondo spirituale, quello che Dio vuole fare. Posso andare avanti? Sì, ma anche se voi non me lo dite, io vado avanti. Dopo una crisi, Dio spinge sempre il suo popolo ad un nuovo movimento. Sapete, ieri sera stavamo adorando qua, non stavamo cantando. Io almeno non stavo cantando, ma stavo adorando. Arrivando a un certo punto iniziai a fare una preghiera profetica. E mentre stavo dichiarando questa preghiera, vedevo lo Spirito Santo muoversi e chiamare tante persone, tanti giovani in particolar modo, uscire fuori da determinate vizi, da determinati ambienti e conoscere l'Evangelo. Giovani accelerati che faranno molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto noi e in un tempo minore. Devo darti una cattiva notizia, giovane. Verranno giovani che faranno molto più di te, che sei qua già da tanti anni nella Chiesa. Verranno giovani infiammati e infuocati dell'Evangelo, giovani che amano, credono e che camminano, che faranno una scelta radicale, che faranno molto più di te. Non ti voglio scoraggiare. Giovani preparati, giovani con un cuore
dritto davanti alla presenza di Dio, che amano servire Dio e che stanno facendo, in questo momento fino a ieri stavano servendo il diavolo ed erano leader nel mondo. Ma Dio chiamerà giovani che faranno molto di più, ci sarà un tempo di accelerazione, qualcosa di straordinario che lo Spirito Santo farà. Ma l'incoraggiamento che ti voglio dare, hai sempre tempo di rientrare in gara e correre la gara. Come inizia un risveglio spirituale? La prima cosa dove Dio ci chiama quando realmente ci vogliamo risvegliare, sapete cos'è? La preghiera. Tutti i risvegli sono nati con la preghiera. Se io ti dicessi quanto tempo spendi a pregare, tu mi dici, io spendo mezz'ora, un'ora al giorno. Sai che noi possiamo pregare continuamente? Smith Wigglesworth diceva, io non prego più di 5 minuti, ma non lascio passare 5 minuti che non preghi. Pregava continuamente, perché noi nella nostra cultura quando preghiamo significa soltanto essere sopra un piedistallo, o perché stiamo svolgendo una cosa, o perché ci troviamo in pericolo e quindi dobbiamo cercare la faccia di Dio. La vera preghiera è essere continuamente connessi con lo Spirito Santo e lasciarti ispirare continuamente da Lui per pregare continuamente. Tu sei al lavoro e puoi pregare, sei in macchina mentre cammini e puoi pregare, sei all'ufficio postale e vedi la cassiera in difficoltà e tu puoi pregare, stai camminando per strada e vedi un vecchietto che ha difficoltà ad attraversare la strada, ha difficoltà a camminare e tu preghi per lui, vedi qualcuno che è in pericolo e tu preghi per lui, vedi qualcuno che guida la macchina andando a destra e a sinistra e tu preghi per lui e puoi continuare, puoi pregare continuamente. E puoi sperimentare la presenza di Dio nella tua vita. La prima cosa quando parte un risveglio è la preghiera. Chiesa, torniamo alla preghiera. Tutti i movimenti spirituali, tutti i grandi risvegli che ci sono stati nella storia della Chiesa sono nati tutti con la preghiera, non sono nati con talenti. Non sono nati perché sapevamo fare. Non sono nati perché le persone sapevano fare. Quando Dio ha dovuto incontrare dei suoi uomini e portare un risveglio, sono nati i risvegli, sono nati tutti con la preghiera, mentre stavano pregando. I discepoli si trovavano nell'alto solaio, stavano pregando e stavano aspettando che lo Spirito Santo li investisse. E la Bibbia, mi piace quell'espressione, quando la Bibbia dice che all'improvviso venne dal cielo come un vento forte che soffiò su quella casa. Mentre Dio stava facendo qualcosa di nuovo che non rientrava nella cultura giudaica, e Dio voleva usare Pietro perché Dio stava facendo qualcosa, Pietro, Dio l'ha incontrato mentre Pietro stava pregando, salì sul terrazzo per pregare. Quando Saulo è stato scelto da Dio e Dio gli ha detto, e Gesù gli ha detto a Saulo quello che doveva fare e gli parlò ad Anania, c'era un movimento spirituale, un rinnovamento spirituale nuovo che Dio stava portando, e Dio ha dovuto parlare ad Anania perché Anania stava pregando. E mentre Anania stava pregando, Dio gli disse, guarda che c'è un uomo, Saulo di Tarso, che ti cerca, scendi. E Anania gli ha detto, Signore, io ho sentito parlare di quest'uomo, quanto male ha fatto alla tua chiesa. E Dio gli ha detto, scendi, perché lui è uno strumento da me scelto. Sai, determinate cose non li puoi ragionare con la mente umana, ma li puoi ragionare con la mente spirituale quando sei alla presenza di Dio. Ricevi rivelazione di quello che Dio vuole fare, come lo vuole fare, in che modo lo vuole fare, con quale persona lo vuole fare, mentre sei in preghiera.
Quando Pietro, quando Dio gli mostrò il lenzuolo a Pietro, e gli disse: Pietro, ammazza e mangia. Pietro disse: niente affatto, Signore. La mia cultura giudaica mi dice che di questi animali non ne dovrò mangiare. E per la seconda e per la terza volta. Pietro era in connessione, stava pregando, e così poter ricevere quello che Dio realmente voleva fare. Il suo spirito era allineato, era in connessione. Ora, cari miei, queste cose nella Bibbia si sono scritte per il nostro ammaestramento, per il nostro insegnamento. E se Dio ti vuole rivelare qualcosa, dove ti trova? Come ti trova? Ti può trovare? Sai che Dio ti vuole rivelare ai tuoi vicini di casa quello che stanno pensando, quello che vogliono fare? Sai che Dio ti vuole rivelare i tuoi compagni di lavoro cosa stanno pensando, cosa stanno per fare? Forse qualcuno si vuole togliere la vita, forse qualcuno vuole lasciare la moglie, forse qualche collega di lavoro vuole abortire. E Dio ti vuole rivelare a te quali sono le intenzioni delle persone che sono accanto a te, affinché tu possa essere la bocca di Dio per parlare a queste persone e dire: guarda, Dio mi ha detto di non fare questa determinata cosa. Se una tua collega sta per abortire e lei non l'ha detta a nessuno, e lo Spirito Santo ti rivela: guarda che questa tua collega di questo nome, quella che lavora con te, vuole abortire, diglielo che non abortisca, perché l'aborto è un omicidio. Dio ti può incontrare per rivelarti queste cose? Sa dove incontrarti? Se qualche tuo collega, il tuo vicino di casa, un tuo conoscente sta per togliersi la vita e non lo sa nessuno, Dio ti può incontrare per dirti: guarda figlio, vai da questo tuo parente, vai da questo tuo collega e digli di non commettere quello che lui ha in testa di fare. Se Dio vuole portare un movimento, un rinnovamento spirituale, un movimento spirituale dove tante persone riceveranno Gesù, Dio ti può parlare e dire: vai in questa piazza a predicare la mia parola? Vai da questa persona a dire che io lo amo? Dove ci incontrerà Dio? Pietro era sul terrazzo che stava pregando, Anania stava pregando, stava pregando a casa sua. I primi discepoli si trovavano nell'alto solaio che stavano pregando. A Dio, a te, a me, dove ci trova? Dove ci incontra? Qual è il luogo dove ci può incontrare Dio? I fidanzati prima, quando si incontravano, dicevano: ci troviamo su questo posto, in quest'albero, in questa piazza. E loro, senza cellulare, senza mandarsi messaggi, si incontravano in quella piazza, sotto quell'albero o in quel muretto. Ricordo io da ragazzino, avevamo il muretto della nostra strada dove ci incontravamo in una determinata ora, e non avevamo né i cellulari, né WhatsApp, né Messenger, non avevamo email, ma ad una determinata ora avevamo il muretto dove ci incontravamo tutti, là e stavamo a giocare, a scherzare, a sviluppare relazioni di amicizia. E tutti, senza che ci avvisassimo, avevamo un incontro a quell'ora, la sera, in quel determinati giorni, e tutti ci incontravamo là. E questi tipi di abitudini Dio li vuole, perché Lui, quando abbiamo creato delle abitudini dove noi incontriamo Dio, Dio in quell'incontro ci possa parlare e possa relazionarsi con noi, rivelandoci quello che Lui ha intenzione di fare. Amen? Il risveglio è costoso ed è anche imprevedibile. E a volte anche impopolare. Pietro, quando Dio gli parlò che doveva andare a casa da Cornelio, la prima cosa che fece quando si presentò, entrò a casa da Cornelio, gli ha detto: guarda che non è comune per noi giudei, non è lecito entrare in casa dei gentili.
E gli altri discepoli, gli altri apostoli, quando vennero a sapere che Pietro era entrato in casa dei gentili, lo mandarono a chiamare: ma sai che non, ma come mai tu hai battezzato le persone? Pietro aveva fatto qualcosa che era di impopolare, ma aveva bisogno della rivelazione. E gli altri che non avevano avuto la rivelazione mandarono a chiamare Pietro perché era qualcosa di impopolare che lui aveva fatto. Sai, quando c'è un risveglio spirituale, quando sei pronto a pagare il prezzo, Dio ti farà fare qualcosa di impopolare, ma siccome l'hai ricevuto per rivelazione, sei pronto a pagare il prezzo del deserto, dell'isolamento, del rifiuto e del rigetto, perché sai che te l'ha detto Dio. Sai, ti racconto una mia testimonianza. Quando io sono andato al Città Fiera per chiedere il primo locale, mica tutti mi hanno creduto, o tutti hanno pregato per me. Qualcuno ha pregato un raccomando: Signore, salvalo, che è fuori di testa. Però ci sono andato perché Dio me l'ha messo nel cuore. Quando Dio mi ha messo nel cuore di andare dal presidente Zanin, e non mi sono dimenticato di Mattarella, mica ci sono andato perché qualcuno me l'ha suggerito o perché l'ho trovato scritto nella Bibbia, ma perché lo Spirito Santo me l'ha messo nel cuore. Perché la Bibbia dice che Paolo era stato scelto per portare la parola di Dio ai re. E quando sono andato là, non gli ho chiesto cortesia. Sono andato là soltanto per benedirlo, non come persona, non come pastore, ma come chiesa. E quando c'è un movimento spirituale, lo Spirito Santo ti fa fare cose inusuali, ma sei pronto a pagare il prezzo dell'impopolarità? Dove gli altri ti rifiutano, ti rigettano, nessuno ti applaude, nessuno ti apprezza, gli altri ti lasciano soli. Non ti comprendono, perché il mondo religioso non comprende un risveglio spirituale. Il mondo religioso comprende il sistema, ma il sistema non ha niente a che fare con il soprannaturale. Il soprannaturale è impopolare, non è qualcosa di popolare, non è qualcosa che lo trovi scritto. Il movimento che Dio sta mandando nella nazione dell'Italia non è come quello del Galles, non è come quello dell'Argentina. Non è come quello della Colombia. Il movimento spirituale che lo Spirito Santo sta portando in Italia non è come quello che sono accaduti prima. E Dio sta cercando uomini e sta cercando donne pronte a pagare il prezzo dell'impopolarità pur di portare la parola di Dio, il messaggio di Dio alle persone. Quella che è l'intenzione di Dio è che la gloria di Dio trabocchi in una chiesa risvegliata, in modo da poter raggiungere le città, e che non resti solo qua, ma che possa raggiungere le città. E tu ed io siamo nati per portare un risveglio spirituale in questo tempo. Tu ed io non siamo nati in questa era. Dio non sapeva che doveva accadere tutto quello che doveva accadere. E Dio ti ha fatto nascere in questa stagione perché tu possa essere uno strumento nelle mani di Dio, perché lo Spirito Santo possa portare un risveglio spirituale post-pandemico, post-guerra, post-crisi finanziaria, post-crisi mondiale. Dio ha scelto proprio te per portare un risveglio spirituale. Il desiderio di Dio è che il suo mondo ascolta. Il desiderio di Dio è che il suo mondo influenzi il mondo dove noi viviamo. Non è il mondo dove noi viviamo che deve influenzare il mondo di Dio. Non è dove tu stai, l'azienda dove stai, che deve influenzare te col suo modo di parlare e col suo modo di comportarsi.
è che il mondo spirituale che si vuole manifestare attraverso di te deve condizionare, cambiare il luogo dove tu lavori, dove tu stai, il tuo condominio, il tuo quartiere, la tua città, i tuoi parenti, la tua regione. Non è quello che succede attorno che deve condizionare la tua vita, ma il tuo rapporto con Dio, quello che vivi con Dio, il soprannaturale di Dio che vive dentro di te deve condizionare e deve cambiare la città dove vivi. Non è che noi ci lasciamo condizionare dove noi viviamo, perché ma cosa possiamo fare? E qua siamo al nord, prima si diceva qua siamo al nord c'è freddo, c'è il gelo spirituale. Tu ed io siamo chiamati per cambiare il gelo spirituale in un calore spirituale. Certo, se tu ti lasci condizionare, insomma, dal gelido spirituale, lasciati pure condizionare. Io ho fatto una scelta di non lasciarmi condizionare dal gelido spirituale, perché stavo bene dov'ero. Ma se sono qua, e questa mattina ascoltavo una parola profetica rilasciata 6 anni fa a Palermo, che attraverso la chiesa di Palermo si sarebbe ramificata al nord Italia e avrebbe portato l'unzione che c'era a Palermo al nord Italia, e anche c'è una parola anche per voi cari Vasco, anche fuori l'Italia, per le nazioni vicine. Molti si aspettano che il soprannaturale si manifesti con cose che riescono a capire, a comprendere e a controllare. Non è così. Quando lo Spirito Santo vuole manifestare il soprannaturale, è qualcosa che va fuori i programmi. Per questo non ho voluto dare titolo questa mattina. Perché noi vogliamo classificare tutto. Vogliamo tenere tutto sotto controllo, vogliamo che tutto sia programmato e sia secondo i nostri programmi. Stacchiamo perché a mezzogiorno dobbiamo finire. Se tu realmente hai fame della parola di Dio, tu non pensi all'orologio, non pensi al pranzo, perché già stai pranzando, non hai bisogno. Ma se tu ti sconnetti dal mondo spirituale, ascolti il tuo stomaco e ti dice ho fame. Ma se realmente sei connesso col mondo spirituale, anche il tuo corpo si sta cibando e non pensi a quello che devi andare a mangiare. Ma quando pensi, dice, guardi l'orologio, inizi a guardare dietro per vedere l'orologio, o apri il cellulare per dire a che ora siamo giunti, sta finendo, ancora abbiamo mezz'ora, abbiamo tre quarti d'ora. O mi piace che quando Paolo iniziò a predicare e a insegnare, dice che si fece notte inoltrata al punto tale che un ragazzo cadde dalla finestra. Ma non cadde dalla finestra perché Paolo stava facendo uno studio che faceva addormentare le persone. Ma iniziò a mancare, siccome prima le lampade erano ad olio, iniziò a mancare l'ossigeno in quella stanza e quindi gli venne un colpo di sonno a quel ragazzo che, siccome era seduto sul davanzale, cadde dalla finestra, abbattuto la testa, è morto. E quando gli dissero a Paolo, Paolo il ragazzo è caduto, Paolo non si preoccupò, si fermò un attimo, scese giù, pregò per il ragazzo, l'ha risuscitato, l'ha portato su e continuò il suo discorso. Sapete perché continuò Paolo il suo discorso? Perché Paolo stava predicando a gente affamata. Altri invece, sapete cosa avrebbero fatto? Nella sala. Ok, possiamo tornare a casa. Ce ne siamo liberati. Ma siccome Paolo stava con gente affamata, la Bibbia dice che si fece notte inoltrata e queste persone ascoltavano l'insegnamento di Paolo, dalla parola di Dio, perché era gente affamata, gente desiderosa dello spirito, desiderosa del soprannaturale, e vedeva come Paolo era appassionato nell'insegnare la parola di Dio. E io credo che arriveranno tempi dove sapremo quando inizieremo e non sapremo quando finiremo. Lo Spirito Santo ieri sera mi ha parlato. Mi ha detto che noi dobbiamo iniziare a fare 24 ore di preghiera continua. Inizieremo il sabato
e finiremo quando finisce il servizio la domenica, se riusciremo a finire. Perché la Bibbia dice che il fuoco sull'altare, l'olio sul candelabro non doveva mancare mai. E l'olio rappresenta la preghiera dei santi. Che noi non possiamo avere la preghieretta magica per accendere il candelabro e pensare, oh, l'unzione sta scendendo. Ma una chiesa risvegliata, io credo che lo Spirito Santo sta chiamando una chiesa risvegliata che ama e desidera pregare. Desidera, ieri vedevo giovani buttati a terra, chinati, inginocchiati, che pregavano con la faccia a terra, persone ubriache di spirito e anche persone che gli importava niente. Dice come giunse il giorno della Pentecoste, Atti 2:1, essi erano tutti riuniti, come erano tutti riuniti? Con una sola mente, nello stesso luogo. Uno dei problemi che allontana un risveglio nella Chiesa è la mancanza di unità, e di unità fisica e di unità di pensiero. Ma quelli che c'erano non erano i 500, solo 120. Dice, quelli che c'erano... Oh, sto leggendo per adesso un libro di Bill Johnson che mi sta parlando tanto e sinceramente vi dico che mi ha messo tanto in crisi, perché ho trovato tante risposte ai miei punti di domanda. E lui, una cosa molto bella che dice, che lui era subentrato come pastore nella chiesa, e quando subentrò lui tutti erano contenti, ma quando lui iniziò a portare una rivoluzione, un cambiamento, un movimento spirituale nella Chiesa, molti lo lasciarono. Una frase che lui dice, io non sono qua per rendere la Chiesa numerosa, ma sono qua per rendere forti quelli che restano. Perché a volte noi facciamo il cambio, rendere la Chiesa numerosa. No, noi dobbiamo essere qua per rendere forti quelli che restano nella Chiesa. Perché ti dico una cosa, quando c'è un movimento spirituale, noi l'abbiamo sperimentato nella Chiesa, ne abbiamo esperienza, quando c'è un cambiamento, il mondo religioso si oppone al movimento dello Spirito. C'è una resistenza, un'opposizione, perché la religiosità, il religioso non vuole camminare nel movimento dello Spirito, ma vuole usare sistemi umani. Vuole usare la storia, vuole usare le tradizioni, ma lo Spirito Santo non si muove sempre allo stesso modo, non si muove con programmi umani, ma Lui si muove di sua sovrana volontà, come Lui desidera fare, come, quando e con chi. Come giunse il giorno della Pentecoste, erano tutti, stavano facendo una festa. Dice, tutti erano riuniti con la stessa mente nello stesso luogo e all'improvviso, chissà quante persone mancavano, e tutti quelli che erano là, lo Spirito Santo, Gesù non gli aveva detto in quel giorno accadrà tutto questo, ma l'attesa credo che loro era così tanto grande che desideravano stare alla presenza di Dio, stare insieme, ricordando le promesse che Gesù aveva fatto, aspettate a Gerusalemme fin tanto che non siate rivestiti di potenza dall'alto per compiere cose che umanamente parlando non potreste mai compiere. Sapete che noi oggi siamo bravi a imitare. Bocca mia, stati chiusa. Dice che all'improvviso venne dal cielo un suono, come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi erano seduti.
con chi Dio si manifesta? Con chiunque o con coloro che lo stanno cercando? Come ho già detto prima, coloro che desiderano un risveglio spirituale amano pregare. E quando sei disposto a spendere del tempo davanti alla sua presenza, lui si manifesterà. E sai, lo Spirito Santo ti dica una cosa. Lui non cerca migliaia di persone. Lui cerca una persona. E attraverso quella persona lui può fare grandi cose. Dio, per portare fuori il popolo di Israele, non ha cercato 50 persone, uno. Quando Dio voleva fare crollare le mura di Gerico, non ha cercato 500 persone, uno che gli credesse e obbedisse e sapesse trasferire al popolo quello che Dio voleva fare. E ti dico una cosa, che le mura di Gerico non caddero per opere naturali, per ragionamenti umani, ma le mura di Gerico sprofondarono per un'opera soprannaturale. E ci sono fortezze che dovranno cadere nella vita dei credenti per un'opera soprannaturale. Sapete, noi oggi siamo abituati a ragionare, fare consulenze, stare là a cercare di convincere, padri cercano di convincere i propri figli, madri cercano di convincere le proprie figlie, facciamo, spendiamo tempo. Io credo che piuttosto che stare là a spendere tempo, noi pastori, i genitori, dovrebbero spendere più tempo alla sua presenza per i figli. Ripeto. Piuttosto che fare ragionamenti, i padri, le madri, i pastori, per cercare di convincere le pecore, i pastori nel caso delle pecore, della chiesa, ragionamenti, consulenza, no perché, sai, tu hai detto, no perché, i pastori dovremmo pregare molto di più. D'altronde questo è il modello della chiesa. Quando la chiesa cresceva, Pietro disse: non è bene che noi serviamo alle mense, noi dobbiamo dedicarci alla preghiera e alla parola. Ti svelo un segreto? Mamma mia, sto andando, ho detto: Signore, fai tu questa mattina. E sto lottando con lui perché certe cose non li posso dire, altrimenti poi l'apostolo mi riprende. Ti svelo una cosa: quando i fratelli fanno continue consulenze con i pastori e ricadono sempre sulle stesse cose, o un pastore o un responsabile ripete sempre le stesse cose, sapete cosa c'è dietro? Vi insegno una cosa: c'è dietro un movimento demoniaco per togliere del tempo al responsabile e ai pastori. Perché sai una cosa, la migliore cura qual è? Che lo Spirito Santo sta rilasciando la parola, che tu dovresti prendere appunti e dovresti mettere in pratica quello che Dio ha detto. E non avresti bisogno di consulenza, perché il tuo cuore si legherà al cuore del pastore della chiesa dove tu frequenti e là sarai sotto copertura spirituale. E no, il diavolo non ti potrà attaccare. Il diavolo non ti potrà destabilizzare, perché stai ascoltando quello che lo Spirito Santo sta dicendo per bocca del pastore, lo fai tuo e cammini sotto un manto spirituale. Sela. E non hai bisogno di consulenze, non hai bisogno di andare ricercando in internet quale migliore predicatore, quale migliore apostolo, quale migliore profeta. Perché già ascolti quello che Dio vuole dire alla Chiesa, la direzione che Dio vuole dare alla Chiesa, e tu ti assoggetti al manto che lo Spirito Santo dà alla Chiesa, non hai bisogno di andare a cercare altro. E non hai neanche paura che ti possa accadere qualcosa, perché dice: io sono sotto copertura. Perché Dio mi sta parlando, io sto facendo quello che la Bibbia dice. Non ho paura alcuna, ma quando sconfini, là entra la paura, là entra il ti sei disorientato. Hai paura che ti accada qualcosa.
hai paura di fare scelte sbagliate, cammini sempre nella paura, nell'insicurezza. Nel risvegli succedono cose insolite. Un risveglio spirituale non è controllabile dall'uomo. Io mi ricordo quando c'è stata la conferenza e l'Apostolo mi ha posato le mani. Mi dispiace che altri non hanno potuto registrare quello che è stato detto, ma mi ricordo delle parole di quando io stavo avendo una visione e lui ha parlato alla mia vita di quello che si deve fare, di operare nel soprannaturale. E sai, quando lo Spirito Santo si manifesta, l'uomo non può controllare quello che lo Spirito Santo vuole fare. Io ti posso raccontare quando noi eravamo nei ritiri spirituali a Partenico, sapevamo quando iniziavano le sessioni e come iniziavano, ma ogni sera non sapevamo quando finivano e come finivano. E non era qualcosa che potevamo dire adesso basta. Persone rimanevano fino a mezzanotte, fino all'una, fino alle due, fino alle tre, distese sul pavimento a parlare in lingua sotto l'unzione, a piangere. Lo Spirito Santo ministrava alla vita delle persone. E le persone venivano guarite, venivano sanate, persone rispondevano alla chiamata di Dio. E quando c'è un risveglio spirituale, sapete la prima cosa che accade, qual è? La prima cosa che accade quando c'è un movimento spirituale, un risveglio spirituale, che le persone iniziano a confessare i loro peccati e iniziano a lasciare i propri peccati. Sai perché? È così forte la presenza dello Spirito Santo che quando tu hai commesso un peccato, te la posso dire per come mi sento di dirlo, ti senti uno schifo davanti alla santità di Dio e dici è impossibile che io ritengo questo peccato, e la prima cosa che fai è di liberarti immediatamente dal peccato davanti alla sua santità, davanti alla sua presenza maestosa, ti liberi. La prima cosa che fai è andare a dire a qualcuno ho peccato, ho commesso questo. Sapete che oggi sappiamo gestire bene i peccati e sappiamo confondere. Sapete io cosa faccio quando c'è un campanello? Mi piace stare vicino a una persona senza parlare, senza dirgli niente, perché mi piace ascoltare il suo spirito, e se il suo spirito è in linea mi piace stare con quella persona, altrimenti sento che mi devo allontanare. E quando scende la santità di Dio, quando c'è un risveglio spirituale, che lo Spirito Santo si manifesta, la prima cosa che accade è che senti un senso di vomito, devo vomitare questo peccato. Non posso stare col mio peccato e la santità dello Spirito Santo. Non posso trattenere il mio peccato e l'idolatria. Non posso trattenere lo Spirito Santo che si sta manifestando e il compromesso che c'è nel mio cuore, nella mia vita. E quando siamo disposti a confessare i nostri peccati, perché la Bibbia dice quando il tuo peccato confessi, egli è fedele e giusto da perdonarti, e non soltanto da perdonarti, liberarti. Sapete, oggi viviamo nelle chiese dove tante volte sappiamo trattenere, ci piace di più per evitare di essere svergognati, ci contentiamo di stare in una condizione di un carcere spirituale, di una prigione, di una schiavitù, piuttosto che mortificare la nostra carne e dire ho commesso questo peccato, me ne devo liberare di questo peccato.
perché ho gustato quanto Dio è buono, ho gustato quanto la santità di Dio è buona, ho gustato quanto Lui è santo e io non posso vivere con la santità di Dio e nello stesso tempo vivere nel peccato. Io non posso nascondere il peccato perché la presenza dello Spirito Santo, la santità dello Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo mi sta schiacciando e io devo liberarmi da questo peccato. E un risveglio inizia proprio con la liberazione dei peccati. E quando la chiesa, la prima chiesa, quando Pietro iniziò a predicare, 3.000 persone gridarono: fratelli, cosa dobbiamo fare? E Pietro gli disse: ravvedetevi. Significa cambiamento. Cambiamento di mente, cambiamento di pensiero, cambiamento di cuori. Questa è stata la prima cosa che Pietro gli disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Amen. E 3.000 persone si convertirono, si ravvidero. Dove sono queste 3.000 persone? Sai che quando noi facciamo degli appelli, cioè credo che le prime persone che dovrebbero venire all'appello sono quelli che proprio sono nel compromesso. E ti dico una cosa, che tu lo sai che sei nel compromesso. Non girare attorno. Non tenere il peccato a braccetto o te lo metti sotto braccio. E va camminando col peccato. Liberatene. Perché quello che Dio vuole fare nella tua vita e attraverso la tua vita va smisuratamente al di là di quello che tu pensi e immagini. Ma molti oggi vogliamo camminare col peccato sotto braccio, vogliamo camminare legati col peccato. Dobbiamo liberarcene, perché il risveglio parte proprio da questo. Non ti immaginare che sia chissà che. Lo Spirito Santo non simpatizza col peccato, non ha niente a che fare col peccato. E Dio sta chiamando la sua chiesa: se il mio popolo, sul quale invocate il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro delle vie malvagie, io guarirò il paese. Questa è una promessa, questa è per la chiesa. Se il mio popolo, la Bibbia dice, sul quale invocate il mio nome, si umilia, significa: Signore, ho commesso questo peccato, liberami, manda un uomo di Dio che preghi per me e mi liberi, sciolga le catene. E quando noi ci umiliamo, siamo pronti a soggettarsi all'ubbidienza della sua parola, perché lo Spirito Santo possa fare in noi, attraverso di noi, quello che Lui vuole. Se il mio popolo, sul quale ha invocato il mio nome, prega. Chiesa, noi siamo chiamati alla preghiera. L'arma più potente per difenderti dagli attacchi è la preghiera. Non quella pensata, ma quella dichiarata. Alcuni dice: sto pregando pensando con la mente. Gesù non pensò quando il diavolo lo stava tentando. Gesù disse: sta scritto. E io poi immagino come Gesù ha risposto al diavolo quando gli ha detto: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Sta scritto. Quando tu preghi, non devi pregare con la mente, col pensiero. La forza del pensiero, la forza della parola dichiarata. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia. Chiesa, abbiamo bisogno di umiliarci davanti alla potente mano di Dio. La prima cosa è umiliarci, chiedere perdono a Dio. Chiedere perdono a coloro che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato male, di cui abbiamo tradito, di cui abbiamo fatto del male. Chiedere perdono a Dio per non aver obbedito alla parola, per non aver obbedito ai ministeri, per non avere i figli, per non aver obbedito ai genitori. Chiedere perdono a Dio, umiliarci, la Bibbia dice che Gesù umiliò se stesso. Lui era il Signore, non aveva commesso peccato, ma la Bibbia dice che Gesù umiliò se stesso, prendendo la forma di servo. Oggi noi tante volte vogliamo fare i padroni,
e vogliamo comandare anche Gesù, fai questo, fai quello, fai quell'altro, come se Gesù scendesse a compromesso con noi, come se lo Spirito Santo volesse scendere a compromesso con noi e noi possiamo convincere lo Spirito Santo a scendere nel compromesso. No, Chiesa! Lui non scende a compromesso, lui resta sempre il Signore. Se il mio popolo sul quale ho invocato il mio nome si umilia, prega, non cerca la mia mano, dice il Signore, ma cerca la mia faccia. E poi c'è un'azione. Ho sbagliato, mi sono umiliato, ho chiesto perdono, ho pregato, non torno più sui miei passi, basta! Torna indietro delle sue mie malvagie, significa non ci tornerò a fare più quello che ho fatto. Oggi sapete cosa facciamo? Saliamo e scendiamo, saliamo e scendiamo, saliamo e scendiamo. Se tu sei chiamato e hai fatto una scelta, se torni indietro delle vie malvagie non ci tornare più, basta! Se hai fatto una dichiarazione di fede di non peccare, non tornarci più al peccato. Cambia stile di vita, perché lo Spirito Santo possa fare in te e attraverso di te quello che tu neanche immagini. Se il mio popolo sul quale ha invocato il mio nome, non so chiunque, sul suo popolo, Dio sta parlando al suo popolo, si umilia, prega, cerca la mia faccia, torna indietro alle sue vie malvagie. Io guarirò il paese. Se il paese è malato, se il paese continua a essere malato, tu ed io siamo responsabili davanti a Dio. Se le persone, ieri mentre stavo pregando, lo Spirito Santo mi mostrava, sarebbero arrivate tante persone col tumore. Se le persone muoiono di cancro, tu ed io abbiamo una responsabilità davanti a Dio. Perché il cancro, il tumore non è più potente della presenza dello Spirito Santo. Non ha più autorità dello Spirito Santo il cancro e il tumore. È la Chiesa che ha autorità. Gesù disse che ha spogliato principati, potestà della sua autorità e questa autorità l'ha data alla Chiesa. E la Bibbia dice: io vi ho data autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta quanta la potenza del diavolo e nulla potrà farvi del male. Se la Chiesa sul quale invocate il nome di Dio si umilia, prega, cerca la faccia di Dio e c'è un cambio di direzione. E questa mattina sento nel mio cuore che molti devono cambiare stile di vita. Molti devono cambiare condotta. Molti devono tornare indietro dalle vie malvagie. Molti stanno facendo uso di pornografia e sono diventati scemi della pornografia. Molti nella Chiesa sono diventati scemi attraverso la pornografia. Hanno perso l'aspetto del viso, lo splendore del viso. Perché sono dipendenti dalla pornografia. Perché sono dipendenti dal peccato. Molti sono ritornati peggio di prima a motivo del peccato. E questo è tempo dove la santità di Dio si manifesterà. E se tu non lo porti fuori, ti dico che lo Spirito Santo lo porterà fuori. Prima che sia troppo tardi. Dio sta chiamando una Chiesa a ravvedimento totale. Una Chiesa a totale cambiamento e trasformazione. Se il mio popolo sul quale ha invocato il mio nome si umilia. Prima. Cerca, prega, cerca la mia faccia, torna indietro. Torna indietro dalle vie malvagie. Dice che attraverso la Chiesa Dio avrebbe guarito il paese. I tumori sarebbero scomparsi attraverso la santità della Chiesa. I matrimoni saranno riconciliati attraverso la Chiesa. Malati di diabete saranno guariti attraverso la Chiesa, l'unzione che c'è nella Chiesa. La Bibbia dice che talmente era forte la santità che c'era nella vita di Pietro, che quando lui passava l'ombra guariva i malati.
La Bibbia dice che laddove Paolo non poteva arrivare a motivo del grande lavoro che lui aveva nel ministero, portavano i grembiuli che erano stati nel suo corpo, li mettevano sopra i malati e venivano guariti e i demoni fuggivano. E io voglio questo tipo di unzione che Paolo aveva. Io voglio questo tipo di unzione che Pietro aveva. Io desidero questo tipo di unzione, che le persone vengono guarite, le persone vengono liberate, le persone vengono trasformate. Ma tu non lo desideri questo tipo di unzione, non brami questo tipo di unzione, che lo Spirito Santo in giorni come questi possa compiere opere straordinarie. Pietro passava e l'ombra guariva le persone, i grembiuli di Paolo venivano messi nel corpo delle persone, le persone inferme venivano guarite. I demoni lasciavano le persone, non perché imponevano le mani, non attraverso una predicazione, ma gli indumenti che erano stati nella vita di Paolo parlavano di santità, di presenza. Quando le persone prendono i nostri indumenti, devono dire: questi indumenti parlano di santità. Se mia moglie trovasse nella mia camicia un profumo di una donna, che non è il profumo che usa lei, direbbe: di che è questo profumo? E se Dio prende i tuoi vestiti, di cosa profumano? Qual è il profumo che portiamo indosso ai nostri vestiti? Se Dio prende un vestito, se Dio prende la tua giacca, prende la tua camicia, la tua t-shirt e odora, di cosa fa odore? Della santità di Dio, o fa odore di sigarette? O fa odore di alcol? O odore di pornografia? Odore di vario peccato? Odore di fornicazione? Odore di adulterio? Odore di religiosità? Odore di tiepidezza? Odore di mancanza di interesse? Odore di mancanza di amore per Dio? O di mancanza di amore per i fratelli? Di cosa fanno odore gli nostri indumenti? I nostri indumenti devono fare odore della presenza meravigliosa di Dio. E chiunque si trova a prendere i nostri panni deve dire: questo è un indumento che ha indossato un uomo di Dio, una donna di Dio. La Bibbia, l'Apostolo Paolo dice: spogliarci di vecchi vesti, di vecchi indumenti, e indossare l'abito nuovo che Cristo Gesù, quell'abito di lino finissimo che Cristo Gesù ha preparato per ciascuno di noi. Che Cristo Gesù ha preparato per ciascuno di noi. Cosa vuoi fare della tua vita? Quanti anni vuoi vivere ancora così? Quante persone vuoi vedere morire di cancro? Quante persone vuoi vedere soffrire ancora? Non ti voglio mettere pesi, ma questo è quello che dice la parola di Dio. Se il mio popolo, sul quale invocate il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, cambio di direzione, conversione, e torna indietro dalle vie malvagie, dice Dio, avrebbe guarito il paese. Cari, il paese nelle nostre mani. L'Italia è nelle mani della Chiesa. L'Italia è nelle tue mani. L'Italia è nelle nostre mani. Le autorità nazionali sono nelle nostre mani, le famiglie, i matrimoni sono nelle nostre mani, le persone malate, le persone che sono in prigione sono nelle nostre mani, le persone che sono negli ospedali sono nelle nostre mani. E se l'unzione di Dio scende nella nostra vita, cresce nella nostra vita, non c'è bisogno neanche di pregare, perché i cieli, attraverso la preghiera della Chiesa, saranno saturi della presenza di Dio, e senza che noi arriviamo dalle persone, i cieli saranno saturi della presenza di Dio, e le persone che vivono nel peccato si convertiranno da soli, i malati saranno guariti, i demoni libereranno le persone nel nome di Gesù. Senza che noi facciamo niente, perché noi non ci possiamo prendere la gloria, ma i cieli saranno saturi della presenza dello Spirito Santo, e questo accadrà attraverso la Chiesa. E quando parliamo di Chiesa, mettici il tuo nome. Se io facessi adesso un appello, chi è che deve portare fuori i peccati?
Dove sono gli uomini coraggiosi di dire? Come accadde quando Pietro, la Bibbia dice, in una città tutti portarono i libri di magia e stregoneria, dice li bruciarono e il prezzo era di grande valore. Noi siamo pronti a spendere per tutto, per discoteche, per migliore applicazione, per andare al cinema, spendere per tutto, ma non spendiamo per Dio. Siamo pronti a spendere per tutto, ma non spendiamo soldi per prepararci spiritualmente, per farci un ritiro spirituale, per cercare la migliore conferenza, per prendere un libro, per prendere un CD cristiano e ascoltare musica, ma spendiamo per altre cose. Cosa sei disposto a pagare per la tua santità, per vedere Dio manifestarsi nella tua vita? Cosa sei disposto, Chiesa? Noi dobbiamo essere disposti a investire per Dio, perché attraverso la nostra vita migliaia e migliaia di persone verranno alla salvezza. Solo se, se il mio popolo, sul quale invocate il mio nome, primo, prega, cerca la mia faccia, si umilia e cambia. C'è un cambiamento che deve avvenire nella nostra vita, fratelli e sorelle care. Se vogliamo vedere realmente Dio manifestarsi nella nostra vita, ci deve essere un cambiamento, altrimenti possiamo continuare così e possiamo raccontarci le favole. E ti dico una cosa, io non sono qua per raccontarti favole, ma per annunciarti la parola. Alziamoci in piedi. Significa che se io non vi predico la verità, Dio un giorno mi chiederà conto delle vostre vite. Forse tu non te ne rendi conto, ma un giorno Dio mi chiederà conto a me delle vostre vite. Se ho familiarizzato con voi o sono stato la voce di Dio questa mattina. A me non voglio, con tanto di rispetto per tutti quanti voi, ma non voglio familiarizzare con voi, voglio essere la voce di Dio in questo tempo per la vostra vita, per le vostre case. Voglio essere la bocca di Dio. Non voglio simpatizzare con voi, non ve ne volete, ma il mio primo servizio è quello di ubbidire a Dio e dirvi quello che Dio mi mette nel mio cuore. Non è quello di familiarizzare con voi. Vi amo, vi stimo, vi apprezzo. E a motivo di questo, di quest'amore, di questo apprezzamento, devo dirvi la verità, altrimenti non vi amassi. Perché un padre che ama dice la verità, corregge, non accarezza sempre. Un padre che accarezza, una madre che accarezza, non è un padre che realmente ama. Ma un padre che ama ti porta nella giusta direzione, ti riprende, ti corregge con la parola, con l'ammonizione della parola, con l'insegnamento, con l'amore che ha la parola. Perché tu ed io possiamo camminare nella verità e raggiungere il proposito. E se questo lavoro non l'avessero fatto nella mia vita, io oggi non sarei qua. Ringrazio Dio per coloro che mi hanno educato, mi hanno insegnato, coloro che mi hanno predicato la verità della parola di Dio senza mezzi termini e senza scendere a compromesso. E sarò sempre grato a Dio per i miei insegnanti, per i miei mentori, per coloro che mi hanno educato, per coloro che mi hanno predicato la parola, per coloro che mi hanno ripreso quando ce n'era di bisogno, che mi hanno ammonito quando ce n'era di bisogno, che mi hanno amato quando c'era di bisogno. Ringrazio Dio per questo e abbi motivo di ringraziare Dio per la parola che lo Spirito Santo semina nel tuo cuore.
Sai se devi riconsacrare la tua vita a Gesù. Stamattina io voglio fare un appello, prima che sia troppo tardi. Ritorna ai piedi di Gesù. Vieni a riconsacrare la tua vita e non pensare che questo è un palco. Questo non è un palco, questo è l'altare dove il Signore si manifesta. Se questa mattina senti nel tuo cuore, prima di chiudere, che devi riconsacrare la tua vita a Gesù, esci dal tuo posto, vieni avanti. Alleluia. Abramo dovrette fare un'azione di fede, di legare Isacco. La cosa, la persona che più, a cui più teneva, l'ha dovuto legare per metterlo sull'altare. Forse ci sono cose a cui tu tieni, che devi sacrificare e devi mettere sull'altare. Davide voleva nascondere davanti a Dio il suo peccato, ma Dio ha dovuto mandare Nathan per dirgli qual era la sua condizione davanti a Dio.
E se Davide non fosse liberato da quel peccato e non si fosse pentito davanti a Dio, Dio non lo avrebbe potuto usare. Ci sono peccati che ci legano nella nostra vita e che non ci permettono di rispondere alla chiamata di Dio, di cui noi ce ne dobbiamo liberare. Dobbiamo liberarci dai peccati e dobbiamo riconsacrare la nostra vita a Dio. Perché Dio possa fare in te tutto quello che Lui desidera fare, come desidera farlo, in questo tempo, in questa stagione dove non c'è più tempo da perdere. Spirito Santo meraviglioso, io ti ringrazio perché la tua Chiesa è santa. Grazie Spirito Santo per la tua fedeltà, la tua grazia, il tuo infinito, Signore, amore verso di noi. Grazie per l'insegnamento che tu questa mattina ci hai dato. Grazie Spirito Santo per le cose grandi che tu hai preparato per noi. Grazie per come, Signore, tu chiamerai un popolo alla salvezza nel nome del Signore Gesù. Amen e amen. Ok, benedizione.